data da quando noi abbiamo saputo della realizzazione di questa centrale, che è già realizzata e in via di collaudo. Questo è avvenuto grosso modo a luglio, fine luglio, e abbiamo sollevato già a suo tempo il problema. Poi abbiamo visto la necessità di informare i cittadini, perché il concetto di biomassa è molto complesso. Apparentemente sembrerebbe una cosa, come dire, molto quasi salutare, perché si parla di biomasse. In realtà è null'altro che gassificare del materiale non solo legnoso, ma c'è una, diciamo, la varietà di cose che si possono bruciare è diversa e c'è regolamentato da un decreto ministeriale. E quindi la necessità di informare i cittadini, abbiamo coinvolto un po' tutte le forze politiche e associative di Ponte Cagnano, ma alla fine, probabilmente per la delicatezza dell'argomento, sono venute meno. Quindi noi eravamo convinti di portare avanti questa iniziativa che si terrà il 13, dove abbiamo invitato persone esperte nella materia e testimoni che vengono soprattutto dalla Terra dei Fuochi. E soprattutto c'è l'ingegner Caprioli, che è il relatore per quanto riguarda la centrale a biomassa di Pestum, che è stata bloccata perché non era consona né al contesto agricolo, ma neanche al contesto culturale, tant'è vero che il presidente dei templi di Pestum, dell'area archeologica, ha fatto una relazione al ministero molto negativa e quindi è stata bloccata. Con Ponte Cagnano abbiamo esattamente la stessa cosa, abbiamo una centrale che è stata costruita all'interno di un borgo abitato con le persone che ci abitano di fronte. In più abbiamo il territorio di Ponte Cagnano, che per 85 ettari è area archeologica, e quindi abbiamo tutti gli ingredienti per poter dire che quella centrale può essere un problema. Non lo vogliamo dire in maniera, come dire, come voci fuori dal coro, ma vogliamo innanzitutto informare i cittadini su quali possono essere le conseguenze, specialmente legate alle nanoparticelle, al fatto che i fumi di questa centrale non hanno uno sbocco a centinaia di metri con un camino, ma sono rilasciati in atmosfera a livello diciamo del suolo, della strada. E soprattutto il fatto che questi fumi non avranno nessun tipo di controllo. Qui in zona non ci sono centraline per il rilevamento, quindi andrebbero quantomeno posto delle centraline per controllarle. Questo è quello che chiediamo. Sicuramente faremo altre iniziative a seguire, ma il punto principale era quello di informare le persone per quanto riguarda la nocività di questi impianti. Per essere ancora più precisi, come del resto ho già detto in precedenza, un impianto che si trova nel territorio del comune di Salerno, ma nelle immediate vicinanze appunto del centro abitato di Ponte Cagnano Faiano, ed è proprio questo che chiedete all'amministrazione comunale vicentina, di interessarsi probabilmente, anzi in maniera certa, verso il comune di Salerno, affinché si possa capire qual è l'impatto ambientale. Sì, innanzitutto l'amministrazione comunale, una volta che noi abbiamo sollevato il problema, ha risposto che eravamo degli allarmisti. In realtà non è una questione di allarmismo, è una questione di informazione. Purtroppo queste centrali, grazie a questo decreto del Ministero dell'anno scorso, del Ministero dello Sviluppo Economico, non prevedono via, cioè la valutazione di impatto ambientale, ma basta un silenzio assenso, cosa che il Comune di Salerno ha fatto. E quindi l'impianto è stato costruito nel silenzio più totale, senza nessun tipo di controllo, se non un controllo amministrativo che il Comune di Salerno ha fatto in maniera rigorosa, facendo riferimento alla normativa. Il problema però è che questo impianto ricade in un'area che è abitata. Oltretutto c'è da dire che è molto vicina anche a quei famosi contenitori industriali che creeranno un ulteriore problema a Ponte Cagnano in termini di traffico, perché non ci sono strade e quindi creeranno un ulteriore inquinamento. E questa centrale è a poche centinaia di metri da quella zona dove ci saranno costruite case, quindi anche Ponte Cagnano indirettamente sarà interessata da questi inquinamenti in un'area che si sta costruendo adesso. Quindi il problema di Ponte Cagnano non è un problema marginale, ma è il principale. Quindi il Comune, una volta venuto a conoscenza, avrebbe dovuto immediatamente indire o chiedere di indire una conferenza di servizi, come si fa per quanto riguarda impianti un poco più grandi, e quindi si fa una valutazione congiunta con le amministrazioni se era opportuno tenerlo. Altra cosa aggiungo, oltre all'inquinamento, il problema è l'approvvigionamento della biomassa.
essendo una zona che non è all'interno di un bosco o vicina a zone di produzione, eccetera, quindi ci sarà sicuramente un impatto per quanto riguarda il trasporto di questo materiale, che dovrebbe avvenire in una stradina via scavata Casa Rossa, una stradina di 4 metri a senso unico, chiusa tra abitazioni e tra altre, diciamo, aziende che stanno sulla zona. Per cui logisticamente non mi sembra un punto in cui un impianto poteva esistere o può esistere. Ricordiamo ai cittadini di Ponte Cagnano Faiano dove e quando si terrà la vostra iniziativa. Allora, l'iniziativa si terrà a Piazza Sabato venerdì sera alle ore 18, e durerà un paio d'ore e sarà organizzata con un dibattito tra questi esperti. Sarà un moderatore che farà delle domande che alterneranno gli argomenti: il discorso della viabilità e della vivibilità a causa, diciamo, di queste costruzioni che faranno a via Budetti, nei contenitori industriali, e poi ci sarà sicuramente il discorso dell'impianto a biomassa, in cui si spiegheranno tutte le conseguenze che un impianto può avere. E poi ci sarà alla fine chi vorrà intervenire, prenderemo i nomi e poi ci sarà un dibattito un po' più ampio in cui le persone potranno intervenire. Sicuramente verranno persone da Scavata Casa Rossa che hanno in qualche modo dato una nostra, diciamo, in qualche modo la disponibilità a venire, perché sono molto interessati all'evento, anche perché a Casa Rossa ancora non hanno organizzato niente, quindi questo evento sarà anche e soprattutto per loro, perché possono in qualche modo dar voce alle loro preoccupazioni.